Non seguo un attore in particolare, perché non lo ritengo un lavoro, ma una passione, poi chi lo sa. 14 anni e le idee molto chiare, perché la recitazione, nonostante abbia già caratterizzato metà della sua vita fra fiction di successo e cinema, per lei è ancora un gioco. Fabiola Balestrere è il volto di una Castellammare bella e feconda di nuovi artisti pronti a far parlare di sé. Cresciuta e lanciata da La ribalta di Marianna Di Martino, la giovane iscritta al quarto ginnasio, un modello, o meglio un punto di riferimento per tanti teenager, lo è già diventato. Fabiola interpreta Alice in Un posto al sole, la ragazza che, negli ultimi episodi, è stata vittima di bullismo. Nei giorni seguenti mi sono arrivati tanti messaggi di tanti ragazzi che si sono aperti e mi hanno raccontato la loro storia. Non è facile da raccontare, specialmente quando parli di bullismo, di cyberbullismo, perché è una tematica importante. Ed Alice ormai è diventata parte della vita di Fabiola. Un pezzo di Alice c'è sempre in Fabiola e un pezzo di Fabiola c'è sempre in Alice. C'è la forza di combattere, continuare, non arrendersi mai. Quello c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Ma dietro ogni Chuck c'è la normalità di una 14enne che vive la sua dimensione artistica come un gioco, scoprendosi talvolta insicura e fragile. Qualche volta un po' mi demoralizzo, pensando, non so, se sono all'altezza, ho paura un po' di sbagliare. Ancora oggi lo vivo come un gioco, questa mia passione. E che trascorre il tempo lontano dal set, fra scuola, amici e famiglia. Con la scuola e tutte le cose che devo fare non danno la possibilità di uscire ogni sera. Però riesco ad uscire, incontrare i miei amici, a vivere la vita come fa qualsiasi ragazzo di 14 anni. Innamorata della sua città? Io amo Castellammare. La difendo a spada tratta. Per me Castellammare è tutto, perché dove sono nata, dove vivo e dove ho conosciuto tante persone buone e gentili. Dopo qualche scatto da fotomodella per abbigliamento da bambini, l'esordio da attrice di Fabiola è stato esplosivo. Nel 2011, a soli 7 anni, fu scelta fra 350 partecipanti al casting per un ruolo nel film Il Rito, con il premio Oscar Anthony Hopkins. Ovvero la mia prima esperienza con una troupe americana, con una produzione americana. Non avevo ben capito quello che stava succedendo, ma dopo con gli anni, no, ho capito che ho girato con uno dei più grandi attori internazionali. Reese, Squadra Antimafia, Un posto al sole, L'ombra del sole, Il tredicesimo apostolo, Babbo Natale non viene dal nord e Troppo napoletano sono i titoli, fra fiction e pellicole, che compongono il suo curriculum, completato a breve da un altro film in uscita, Veleno, girato nella Terra dei Fuochi, con Salvatore Esposito, alias Gianni Savastano di Gomorra. All'inizio no, né io né la mia famiglia vedevamo Gomorra. Poi, quando ho saputo che ero stata presa per questo ruolo e dovevo interpretare la figlia, ci siamo subito documentati. E quando ho visto le puntate, no, su YouTube di Gomorra, e vedevo Jenny Savastano, tipo una specie di serial killer, e poi quando l'ho rivisto a Roma, a Napoli, ho detto, è lui? Cioè, è impossibile, perché sono due persone totalmente diverse. Passione o lavoro, la recitazione è diventata per la giovane attrice stabiese un'abitudine condivisa con la sua famiglia. Ormai tutta la mia famiglia è abituata. Spesso non ci rendiamo neanche conto, tipo ci scordiamo. C'è sempre stato quell'appoggio da parte dei miei genitori e ci sarà sempre, perché senza di loro non vado avanti. Un'abitudine così radicata che mamma e papà a volte non distinguono quando Fabiola interpreta se stessa o uno dei suoi personaggi. Un po' come se tutti quei ruoli in un momento entrassero in Fabiola e quindi tipo inizio a dire no, non è vero, non è successo niente. Ma quindi, sei credibile? Anche diciamo quando dici le bugie? Quando dico le bugie non sono proprio tanto credibile, ah, ecco. Perché non sono proprio in grado. Però poi alla fine tutti ci cascano.